sviluppo locale passa sicuramente per quelle che sono le peculiarità del territorio. E una delle peculiarità del territorio è sicuramente l'agricoltura, che deve essere agricoltura sostenibile. Agricoltura sostenibile significa risparmio di risorse, quindi consumo di suolo molto limitato, chiaramente, perché il suolo serve anche ad altro e non deve essere rovinato, consumo di risorse energetiche, anche questo limitato, e consumo di risorse idriche, e anche questo deve essere in qualche modo sempre tenuto sotto controllo. Proprio in questa direzione sta andando la ricerca della nostra scuola, che vuole diventare non soltanto un centro di formazione, che è la sua mission istituzionale, ma anche un centro di sviluppo tecnologico e di ricerca, insieme alle altre istituzioni del territorio. E in questa direzione stiamo finalizzando l'erogazione dei fondi europei. Attualmente stiamo costruendo, e lì comincerà il primo, diciamo, la pietra sarà posata domani, di una serra a coltivazione idroponica e aeroponica, il che significa senza l'utilizzo di suolo, solo attraverso l'acqua. L'acqua che sarà chiaramente all'interno della quale saranno diluiti tutti i nutrienti necessari alle piante per avere una coltivazione di tipo intensivo senza però consumo di suolo. E questa è un'innovazione tecnologica, e i tecnici che saranno formati nella nostra scuola sicuramente, quando una volta diplomati, andranno a contribuire allo sviluppo di questo territorio per le produzioni chiaramente agroalimentari. Produzioni agroalimentari che nel prossimo futuro, all'interno del laboratorio della nostra scuola, implementeremo anche degli impianti pilota per la produzione per esempio del vino oppure della birra. E già abbiamo la possibilità all'interno del laboratorio della nostra scuola di fare le analisi sia dei vini che degli oli.